Amici, bentornati a un nuovo episodio. Oggi vi voglio parlare dell'ultimo shooting che ho realizzato in ordine temporale. Sto ancora proseguendo in ordine temporale perché ne faccio molti durante la settimana. Non appena li avrò esauriti, comincerò ad andare a ripescare nel passato, perché ci sono delle cose che ho fatto in passato che sono molto interessanti e voglio assolutamente portarvi quel tipo di esperienza. Andiamo però per ordine e vediamo l'ultimo shooting che ho realizzato questa settimana. Si tratta di uno shooting abbastanza semplice tutto sommato, anche se articolato in due fasi. Abbiamo infatti una prima fase, la mattinata, che si è svolto presso una delle due sedi del cliente, durante la quale abbiamo realizzato fotografie di still life dentro nella lightbox. Il cliente si occupa di abiti e accessori da sposa. L'obiettivo dello shooting è realizzare un grande e-commerce che contenga il suo intero catalogo. Ora, detta così sembra una cavolata, ma vi assicuro che il suo catalogo è veramente, veramente imponente. Per cui realizzare questo shooting non è per niente facile, infatti è stato articolato su più fasi, di cui questa che vi racconto è solamente l'ultima. Stiamo parlando di un catalogo con dentro diverse migliaia di prodotti, per il quale sono state realizzate ad oggi credo intorno alle 3500 foto, quindi un lavoro assolutamente non da poco. Vi rendete quindi conto che molti accorgimenti di cui vi parlerò oggi sono assolutamente essenziali per la riuscita di questo lavoro, perché se io sbaglio qualcosa, e lo sbaglio in fase di scatto, quello che succede è che in una giornata ho fatto 1000 foto, poi devo fare 1000 correzioni. Quindi è molto importante azzeccarle subito, perché sennò è lavoro in più per noi e non ci stiamo più dentro quei costi. Andiamo a vedere come si è svolta la prima parte dello shooting. Set design estremamente semplice, perché stiamo parlando di una lightbox, quindi un cubo con dentro due strisce LED illuminata in maniera assolutamente uniforme. La particolarità di questo shooting sta nel fatto che abbiamo deciso di utilizzare come fondale il grigio 18% invece del bianco. Come mai questa scelta? È molto semplice. Nel momento in cui vai a fotografare un prodotto bianco su fondale bianco, innanzitutto abbiamo un problema, ovvero la legge dell'inverso del quadrato ci dice che se abbiamo un oggetto e una fonte luminosa, il mio oggetto probabilmente riceve più luce dello sfondo, perché è più vicino alla fonte luminosa. Questo che cosa significa? Che un prodotto bianco su sfondo bianco sarà più bianco dello sfondo, soprattutto se è riflettente. In questo caso avevamo a che fare con dei prodotti che avevano delle parti riflettenti, dei diamanti, delle perle, delle parti in metallo. Quindi il problema banalmente qual è? Un prodotto bianco su sfondo bianco non viene bene per due motivi. Il primo è che abbiamo una foto tutta uniforme, cioè è un'immagine sostanzialmente monocromatica e anche monotonale, nel senso che un fondale bianco non viene bianco 100% in scatto, a meno di non creare un set molto elaborato, cosa che, viste le esigenze del cliente, viste le modalità di lavoro, non era pensabile, anche vista la mole di prodotti. Per cui si è scelto di lavorare in un altro modo, si è scelto di optare per un fondo grigio. In questo modo succedono due cose. La prima è che non dobbiamo più preoccuparci di avere il fondale perfettamente bianco. La seconda è che riusciamo a portare fuori le caratteristiche del prodotto, perché riusciamo a contrastare in qualche modo. Perché in questo modo il prodotto bianco riceve un sacco di luce. Però a questo punto ci va bene, perché noi sottoesponiamo lo sfondo che rimane grigio e quindi abbiamo una serie di immagini a fondo grigio con il prodotto bianco che viene fuori molto bene, come potete vedere dalle immagini che stanno passando in questo momento. È secondo me una scelta furba, nel senso che mi consente, primo, di lavorare meglio, nel senso che io posso illuminare il mio prodotto facendo l'esposizione sul prodotto stesso, quindi ho il prodotto esposto correttamente, non mi devo preoccupare di esporre lo sfondo. In secondo luogo c'è un'altra cosa che succede. Nel momento in cui io scattassi un prodotto bianco su sfondo bianco, ovviamente non riuscirei a eliminare completamente le ombre, perché per eliminare completamente le ombre e avere il prodotto fluttuante nel bianco dovrei o creare un set, come dicevo prima, molto elaborato, illuminando il prodotto anche da sotto con una lastra di vetro in trasparenza col foglio appoggiato sopra, o usare molte più luci di quelle che ho a disposizione, quindi affrontare un noleggio, oppure, peggio ancora, ed è l'ipotesi che assolutamente volevamo scongiurare perché il cliente ha fretta di uscire con questo sito, avremmo dovuto scontornarci 3500 prodotti, cosa che non è che abbiamo detto siamo pigri, non lo vogliamo fare, però ci siamo detti con le tempistiche che ci ha chiesto il cliente non riusciamo a consegnarlo in tempo.
Per cui abbiamo scelto questa soluzione che metteva un po' tutti d'accordo, nel senso che abbiamo il sito con una forte componente grigia che serve sia a portare fuori il prodotto bianco che altrimenti non si vedrebbe, rimarrebbe un po' evanescente, sia a evitare tutto il lavoro di scontorno che avrebbe esageratamente dilatato i tempi di realizzazione del sito web. Ora, per questa parte di shooting, una delle cose più importanti, e lo dico di continuo, è impostare il bilanciamento del bianco. Ragazzi, è facile, stiamo scattando in un lightbox con delle luci LED, impostiamo il bilanciamento del bianco su LED o comunque troviamo un'impostazione, inseriamo i Kelvin a mano, troviamo un'impostazione che ci consenta di lavorare bene, facciamo uno scatto di prova e ci rendiamo conto se il grigio che vediamo, nel mio caso era sfondo grigio, ma vediamo a seconda del tipo di sfondo, a seconda del prodotto che stiamo scattando, facciamo una foto di prova e vediamo che i colori siano quanto più accurati possibile. Questo ci viene incontro nel momento in cui dobbiamo andare a lavorare le immagini, perché se ci siamo già avvicinati in fase di scatto, dovremo impazzire di meno a fare il bilanciamento del bianco custom a casa e soprattutto avremo le foto tutte uguali, tutte già con un parametro di colore preimpostato. È importante, fidatevi, ci si rende conto quando si lavora con 3500 foto di tre shooting diversi, che se si è impostato sempre lo stesso parametro si riesce a essere abbastanza uniformi. Se è sempre casuale, ogni immagine verrà fuori lievemente diversa e poi sarà difficile andare a bilanciare e soprattutto sarà difficile ricordarsi e dire ok, lì ho usato auto white balance, lì invece l'avevo impostato, quindi devo ricordare quelle sono tutte da modificare, quelle altre invece sono così, però quelle le devo modificare in base a queste altre o ricordarmi tutti i numeri, si esce pazzi. È molto più semplice impostare questo benedetto bilanciamento del bianco perché ci mettete un secondo. Quindi, bilanciamento del bianco impostato. Abbiamo scattato a mano libera, è una cosa che normalmente non sarebbe da fare. Io mi domando anche perché ve lo sto dicendo, perché vi porto sulla cattiva strada. Queste cose andrebbero fatte sul cavalletto. Però, viste le dimensioni della white box, viste le esigenze del cliente, che è molto tecnico su certi aspetti di alcuni suoi prodotti, abbiamo deciso di lavorare a mano libera perché ci veniva richiesto di fare delle tipologie di scatti molto diverse a seconda del prodotto. Per cui, prodotto 1, prendilo da sopra, prodotto 2, prendilo di fianco, prodotto 3, prendilo di lato. E spesse volte c'era da fare anche il doppio o il triplo scatto, per cui prodotto 4 me lo prendi da sopra, di lato e girato dall'altra parte. Quindi capite che con così tanti prodotti e con così tante tipologie diverse di scatto, dovendoli fare sul cavalletto sarebbe diventato veramente proibitivo, non tanto per noi, perché noi siamo pagati, il nostro tempo è pagato, quanto per il cliente, perché il cliente, una delle sue richieste è di uscire in fretta. Per cui per uscire in fretta ovviamente io non potevo proporre al cliente di fare prodotto 1, lo scattiamo da davanti col cavalletto, prodotto 2 davanti col cavalletto, prodotto 3, tutti col cavalletto così. Dopodiché ricominciamo da capo, io sposto il cavalletto, ricominciamo prodotto 1, seconda angolazione, prodotto 2, seconda angolazione, dopodiché una terza volta, cioè avrebbe significato tirare fuori tutti i prodotti per n volte. Non era assolutamente fattibile, per questo motivo si è deciso di non usare il cavalletto, di scattare a mano libera. I parametri di scatto sono stati decisi semplicemente in base all'intensità della luce nella lightbox, che non era dimmerabile. Per cui ho impostato tra F8 e F11 per avere tutto il prodotto a fuoco, per non avere sfocati che in questo caso non voglio. Ho impostato ISO 400 che mi consente di avere un'immagine pressoché priva di rumore o comunque assolutamente livellabile in post-produzione. Ho impostato credo un ottantesimo di secondo di scatto, tra un ottantesimo e un centoventicinquesimo, che quindi mi consente di evitare il micromosso se sto attento, e anche questa è una cosa comunque a cui bisogna stare attenti. Ovviamente con l'abitudine non ci si pensa neanche più, io non faccio micromosso un ottantesimo, anche con una lente non stabilizzata, stavo utilizzando un 50 mm fisso non stabilizzato, ma non mi è neanche passato per la mente di dover stare attento al micromosso perché sono abituato. Se non siamo abituati dobbiamo stare attenti anche a questa cosa, stiamo lavorando senza cavalletto, stiamo lavorando in un contesto dove sarebbe meglio evitare i micromossi perché poi sono tutte foto che bisogna dire al cliente guarda questa non è venuta. Invece questo non deve succedere, io faccio una foto al prodotto, non ne faccio 10. I prodotti sono tanti, quindi non è che sto lì a fare una, due, tre, quattro foto tutte uguali, ne faccio una e per essere efficiente, devo essere sicuro delle mie capacità, ne faccio una, la faccio giusta. Io non le guardo neanche in fase di scatto, sì, guardo la prima, guardo che il colore sia giusto, io non le guardo neanche più perché comunque ho fretta, perché i prodotti sono tanti e facciamo a catena di montaggio, quindi sotto uno e poi togliere sotto il prossimo. Non le sto a guardare tutte le immagini, mi fido di me stesso perché so che non faccio micromosso.
Però è una cosa a cui dobbiamo stare attenti, se siete poco sicuri della vostra mano, forse è meglio se utilizzate il cavalletto e trovate una soluzione intermedia con il vostro cliente. Realizzare uno shooting di questo tipo, per quanto possa sembrare semplice, è abbastanza stancante, nel senso che i prodotti sono tanti, bisogna continuamente fare avanti e indietro, bisogna stare attenti alla schiena anche, perché continuare a chinarsi dentro un lightbox e mettere giù i prodotti e tirarli fuori può anche diventare pesante per la nostra schiena. Io ne so qualcosa perché la mia schiena sono 2 giorni che non mi rivolge la parola. Ora, come detto, questa parte dello shooting è abbastanza facile, abbastanza scorrevole e soprattutto non richiederà pressoché nulla di post-produzione, nel senso che il fondale è neutro, il fondale è pulito, lo puliamo di tanto in tanto perché a forza di mettere dentro prodotti che vengono dal magazzino magari casca qualche granello di polvere, qualche capello, quindi il fondale viene mantenuto costantemente pulito perché altrimenti è lavoro in più dopo, si fa prima far così con la mano. Shooting comunque che non richiede una post-produzione eccessiva, per cui nel momento in cui abbiamo fatto la nostra acquisizione noi possiamo tornare a casa con il nostro malloppone e siamo abbastanza sicuri che abbiamo portato a casa il lavoro pressoché finito. È molto comodo e molto bello lavorare così, perché ritrovarsi a fare uno shooting magari chiacchierando, ridendo con il cliente è una cosa che è bella per noi, è divertente, ci appaga. Tornare a casa e dover fare la post-produzione sempre uguale su 3500 foto vi assicuro che appaga un po' di meno. Per cui tutto quello che possiamo fare per avere un'acquisizione corretta e dover lavorare di meno una volta tornati a casa, da soli nel nostro loculo al buio, a fare color correction eccetera eccetera su tutte le immagini, è una cosa che è meglio se riusciamo a evitare, anche perché se non dobbiamo fare tutta quella post, possiamo già prendere un altro cliente, cioè è meglio per noi. Inoltre è meglio anche per il cliente perché gli consegniamo prima le immagini. Io se devo fare la post su 3000 foto, te le do il mese prossimo, invece se sono già pronte te le do in giornata. Quindi è meglio per tutti. Terminata questa prima fase dello shooting, si cambia location, ci si reca presso il secondo punto vendita del nostro cliente, dove è stato allestito per noi un set, ovvero è stato semplicemente tirato giù un backdrop bianco, ci occupiamo noi di allestire il set. Vengono montate delle luci Godox con un paio di Octabox da 120 cm. Sono 2 luci di cui sono estremamente soddisfatto, sono della serie SK, sono delle luci che, a giudicare dal prezzo, vengono vendute come economiche. Rispetto alla serie QS o alla serie AD sono considerate assolutamente economiche, eppure nonostante un paio di limitazioni che ho riscontrato, tra cui segnalo per esempio una raffica non velocissima, un tempo di buffer non proprio scattante, però io le raffiche non le faccio, quindi me ne sono accorto semplicemente per un errore. E un'altra cosa che ho riscontrato è che la luce pilota dopo ore e ore tende a spegnersi per surriscaldamento, però attenzione, stiamo parlando veramente di 8 ore di shooting, quindi 8 ore con la luce pilota accesa, e ho notato che alla 7ª ora la luce pilota tende a spegnersi perché va in surriscaldamento. Non è un problema così grave secondo me, perché tenete conto che è stata accesa 7 ore. Quindi sì, alla fine si è spenta per surriscaldamento, però non me la sento di dirvi che è un prodotto non valido perché si surriscalda, perché dopo 7 ore li riscalderei anch'io dopo 7 ore. Octabox da 120 cm, molto belli, molto grandi, sono anche questi della serie Godox. Sono degli ottimi modificatori, hanno un difetto secondo me, sono molto lunghi da montare, nel senso che sono a ragno e ogni volta bisogna infilare tutti i raggi dentro nel disco che poi si va nel disco della monta Bowens che poi si va a montare sopra la nostra luce. Sono un po' lunghi da montare, nel senso che non sono a ombrello. Io ho anche un Octabox da 90 cm che è a ombrello, per cui si apre, si monta e io ho finito. Quello è molto comodo, ma è un pochettino più piccolo, è più pensato per fare ritratto, per fare mezzo busto piano americano. In questo caso, avendo a che fare con una sposa, con un abito intero, è stato assolutamente necessario ricorrere a dei modificatori più grandi per illuminarla tutta la sposa in maniera uniforme e per avere il giusto contrasto tra la sposa e lo sfondo. Siamo dovuti per forza ricorrere a dei modificatori più grandi, sono belli, rendono strabene, l'unico problema è questo, sono un po' lunghi da montare e ho detto un sacco di parolacce. Fasi dello scatto, ovviamente abbiamo una foto di prova, che è pressoché inutile perché io so già le mie luci come rendono, so già qual è la temperatura colore che devo impostare perché sto lavorando con le luci flash, quindi mi fido della mia camera e imposto il bilanciamento del bianco su luce flash. So già che lunghezze focali utilizzare perché comunque non è la prima volta che faccio questo tipo di shooting da questo cliente, quindi le faccio tutte uguali. In particolare sto utilizzando sempre il 50 mm se sto scattando una foto di dettaglio e il 35 mm se sto scattando una foto della sposa intera. Le foto della sposa intera saranno poche perché gli abiti sono pochi, è uno shooting più incentrato sugli accessori, però comunque uso queste due lunghezze focali per due motivi banalissimi. Il primo,
non ho bisogno di stare a pensarci ogni volta. Devo fare uno scatto di dettaglio, pum, 50 mm. Non devo stare lì a vedere, ah, allora come la faccio questa più vicino, più lontano. No, 50 mm, e così so che l'inquadratura che faccio è sempre quella e sarà uniforme su tutto il sito. Se devo fare invece una foto della sposa intera, anche lì non sto a pensarci, non sto a fare zoom avanti, zoom indietro, non sto a fare passo avanti e passo indietro. 35 mm è sempre quella, le faccio tutte uguali, così poi risulta più gradevole una volta che sono messe sul sito, perché risulta un lavoro uniforme e consistente. Abbiamo deciso il bilanciamento del bianco, che è assolutamente dettato dalle condizioni di luce in cui scattiamo. Andiamo a vedere i parametri di scatto. Stiamo lavorando a un 125esimo tra f8 e f9, che è un diaframma che amo particolarmente perché mi consente di tirare fuori lo sweet spot più o meno da tutte le lenti che ho. Quindi quando siamo in un ambito di luce controllata io lavoro, parto sempre da f8 e arrivo sempre tra più o meno f11 e f13. Il range è quello perché mi consente di avere la nitidezza maggiore e la profondità di campo che mi serve. Quindi non scatto a f1.4 in un contesto di studio, non scatto neanche a f22 perché lì avrei dei problemi di altro tipo, comincio a perdere nitidezza. Ovviamente ISO 100 perché non voglio assolutamente rumore in queste immagini. Ho fatto fatica a montare il set, sarebbe assurdo scattare a ISO 800 una volta che ho fatto tutta questa fatica per portarmi le luci, cioè non le portavo. Se dovevo scattare a ISO 800 mi risparmiavo la fatica, no? Ora, come vedete, in questo caso si è trattato di uno shooting prevalentemente dedicato ai cappelli. Abbiamo scattato qualcosa come, io credo, 250 cappelli in un pomeriggio. Ora vi parlo di un piccolo problema che abbiamo avuto in fase di scatto. Ve ne parlo perché potrebbe essere utile a qualcun altro in maniera tale da affinare la stima dei tempi necessari per realizzare uno shooting di questo tipo. Ragazzi, i capelli della modella ci hanno provocato diversi grattacapi. Ovviamente non è colpa della ragazza, lei, cioè, non ci può fare niente, i suoi capelli sono assolutamente normali. È stata dal parrucchiere, si è fatta fare l'acconciatura apposta per fare lo shooting dedicato ai capelli. Il problema qual è? Alcuni capelli si posano sopra la testa e stanno semplicemente lì e poi si tolgono, nessun problema. Ma quando abbiamo un cappello che viene calato sopra la testa, nel momento in cui poi lo rimuoviamo, vuoi per una questione di elettricità statica, perché magari la ragazza è seduta su una sedia, quindi si muove lo schienale di pelle col vestito, magari può creare delle elettricità statiche, quindi i capelli tendono a svolazzare. Vuoi per il cappello stesso, perché nel momento in cui ci caliamo un cappello, quando lo togliamo, i capelli sotto non sono più perfettamente in piega. Questo ci ha fatto perdere un sacco di tempo, perché ogni cambio di cappello dovevamo stare lì con la lacca a risistemare l'acconciatura, perché sennò avremmo avuto i capelli che cominciavano a sparare da tutte le parti, una cosa assolutamente indesiderata su uno shooting di questo tipo, perché poi le foto vanno su un e-commerce e avere la modella con i capelli in ordine nella prima foto e poi tutti sparati in tutte le altre foto non è esattamente il massimo. Questo ci ha fatto perdere un po' di tempo. Ciononostante, a parte questo, devo dire che non ci sono stati intoppi, non si è rotto niente. Le luci hanno funzionato perfettamente per tutta la durata, nessuno è inciampato nei fili che purtroppo c'erano, perché queste luci non sono wireless a batteria come la D400 Pro che ho utilizzato in altri shooting. Tuttavia io consiglio sempre di stare attaccati alla corrente quando si scatta in interni, perché scattare in esterna con delle luci a batteria come può essere la D400 Pro di Godox è bello, però ti lascia sempre un po' in balia del fatto che potresti finire la batteria. Quindi secondo me, se c'è la possibilità, è meglio attaccarsi alla corrente sempre. E a proposito, non vi ho parlato ancora dello schema di illuminazione. Il schema di illuminazione è semplicissimo. Abbiamo le due luci semplicemente a 45 gradi, esattamente all'altezza del volto della modella. Attenzione, durante questo shooting la modella è stata prevalentemente seduta, quindi le luci erano abbastanza basse. Questo perché vogliamo illuminare la modella in maniera uniforme da entrambi i lati, quindi senza creare ombre. Non è una Rembrandt, non è una split, è una luce uniforme che la illumina completamente. Ma noi non stiamo facendo ritratto in realtà, quindi non ci interessa illuminare lei, ma ci interessa illuminare gli accessori. Quindi dobbiamo illuminare il prodotto da entrambi i lati in modo da creare delle belle zone di luce e di ombra per contrastarlo bene e far venire fuori la tridimensionalità un pochino dei prodotti. Secondariamente, quello che vogliamo fare è avere lo sfondo non perfettamente bianco, ma che tenda un pochettino al grigio, perché abbiamo fatto tutta la prima parte dello shooting su sfondo grigio e non vogliamo discostarci troppo con questa seconda parte. Il problema qual è? Che il cliente aveva ordinato un fondale grigio che però non gli è arrivato in tempo. Aveva ordinato online, gli era stato garantito un tempo di consegna che non è stato rispettato. Il cliente però aveva già un backdrop bianco. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato il backdrop bianco, ci siamo allontanati dal backdrop bianco in maniera tale che, per la legge dell'inverso del quadrato, abbiamo più luce sulla modella rispetto che sullo sfondo e quindi lo sfondo tende a diventare grigio. Abbiamo usato la caduta della luce a nostro vantaggio, in questo caso una volta tanto, e quindi siamo riusciti a ottenere il grigio anche senza avere effettivamente un fondale grigio. Questo è importante perché è un valore aggiunto che noi portiamo al cliente. Nel momento in cui io sono lì dal cliente, io non sto facendo così col dito e basta. Sì,
certo ho montato il set, ho portato la roba, ho portato la camera, sono migliaia e migliaia di euro di strumentazione, ma non è solo questo che portiamo al cliente, noi portiamo soluzioni. Non abbiamo lo sfondo grigio, te lo faccio io. C'è un altro tipo di problema, ci penso io. Altro tipo di problema che c'era, per esempio, alcuni cappelli avevano l'etichetta. Ora, io tendo a voler fare le cose fatte bene, quindi se sto fotografando un cappello che ha un'etichetta che mi penzola davanti alla faccia, cioè mi copre, quello veramente non si può vedere, è terribile, in quel caso io chiedo di rimuoverlo. Però se abbiamo un cartellino che sporge appena appena da dietro, lì si può anche dire, guarda, visto che siamo di fretta, così un minimo di posto poi la devo fare, ma lì è zic, una pennellata e il cartellino va via, diciamo che queste cose te le posso sistemare io, anche perché su un lavoro di questo tipo abbastanza imponente abbiamo comunque a che fare con un cliente che sta pagando i suoi bei soldini, quindi possiamo andargli incontro su queste piccolezze, invece di fargli tagliare proprio tutti i cartellini, glieli facciamo tagliare se sono insostenibili, se proprio pendono davanti alla faccia. Ma se si vedono appena, sono semi nascosti, glieli sistemiamo noi dopo. Cosa importante da tenere a mente prima di approcciare uno shooting di questo tipo, ovviamente, ragazzi, caricate bene le batterie la sera prima e svuotate le memory card la sera prima, perché uno shooting del genere vi prosciuga tutto, vi prosciuga sia la memory card sia la batteria, e rimanere a metà shooting con la camera scarica, con la batteria piena, è una figura che non ci possiamo permettere. Vi dirò di più. Io ho finito la batteria e ho finito la memory card durante lo shooting, verso la fine per la verità, proprio nel momento in cui le luci pilota si sono spente, che a un certo punto ha ceduto tutto, a un certo punto le luci pilota hanno detto non ne vogliamo più sapere, siamo surriscaldate, ci spegniamo, e la camera che avevo in mano ha detto senti, mollami, lasciami stare, mi si spenda in mano, senza assolutamente andare nel panico. Si dice semplicemente, ragazzi scusate un momento, il sindacato delle macchine fotografiche mi sta dicendo che questa camera ha lavorato troppo, e la metto giù, prendo l'altra, tac, cambio l'obiettivo, lavoro con l'altra, posto i parametri esattamente come erano e ricomincio a lavorare come nulla fosse. Ho cambiato camera invece di fare uno switch di batteria, perché non avevo le batterie uguali. Stavo lavorando con una 80D, la mia solita 80D, e con la 700D, quindi nel momento in cui una delle due si è scaricata sono semplicemente passato all'altra. Abbiamo un sensore che è sempre a PSC, quindi il rapporto rimane costante. Ci potrebbero essere delle minime differenze per quanto riguarda il bilanciamento del bianco, perché non sono proprio identiche, anche il processore mi sembra che cambi tra le due camere. Non vorrei sbagliarmi, perché adesso questa specifica così dettagliata non me la ricordo, però è possibile che ci siano delle micro differenze, però stessa lente, sempre a PSC, sempre di casa Canon, quindi la color science è la stessa, non ci sono differenze significative e lo shooting prosegue in tutta tranquillità. Ora, fase di post produzione una volta rientrati al castello. Ovviamente queste foto non hanno bisogno di una post produzione esagerata, l'unica cosa che faccio è semplicemente verificare che il bilanciamento del bianco sia esattamente come lo voglio io e che sia compatibile con gli shooting precedenti, perché avevo già fatto delle foto presso questo cliente, non ho fatto 3500 foto in un giorno, le abbiamo suddivise su più giorni, quindi controllo con i file precedenti che il bilanciamento del bianco sia in linea, dopodiché applico semplicemente i miei predefiniti per la nitidezza, applico semplicemente magari un po' di riduzione del rumore, perché comunque ho scattato ISO 400, quindi un pelino di riduzione del rumore ci sta. Non c'è molto altro da fare, se non che magari c'è, come vi dicevo prima, da rimuovere qualche cartellino, da rimuovere magari qualche c'erano un paio di imperfezioni su alcuni prodotti, c'erano le bombature di alcuni cappelli che avevano delle ammaccature, quindi semplicemente a campione, ma erano pochi pezzi su cui fare queste modifiche. Per il resto questo è uno shooting che, come vi ho detto, si è lavorato per averlo già pronto in camera, nel senso che fare poi la post produzione su tutte queste immagini avrebbe dilatato i tempi di consegna in una maniera pazzesca, quindi si è proprio concordato col cliente di non doverla fare tutta questa post e quindi di avere le foto sostanzialmente già pronte. Tenete anche conto che queste foto andranno piccole così su un sito e-commerce, quindi la gente le guarderà sul display di un cellulare, quindi io sono ragionevolmente sicuro che, per quanto non siano perfette, perché è sempre possibile che ci sia qualche difetto, vuoi nelle pieghe del vestito, vuoi in qualsiasi altra cosa, ma io sono assolutamente convinto che viste da un cellulare piccolo così siano assolutamente invisibili questi difetti, per cui non è neanche necessario ammazzarsi di post produzione, ammazzarsi di timbro clone e di pennello correttivo al volo, perché sono comunque difetti che secondo me rimarranno completamente invisibili su una scala così piccola. Certo, se guardiamo le immagini a 200% magari un difetto può essere visibile, ma queste immagini verranno anche scalate per il web, quindi saranno piccole e sarà impossibile allargarle oltre una certa soglia. Ovviamente non verranno messe a 18-24 megapixel su internet, verranno scalate, verranno messe probabilmente a 600 pixel di lato lungo a 72 dpi, quindi saranno piccole, saranno easy per essere lette da mobile,
con la connessione web e senza consumare troppi dati, quindi saranno delle foto assolutamente piccole, senza molto dettaglio. Ragazzi, come sempre, io spero di essere riuscito a trasmettervi qualcosa di quello che è la mia esperienza, spero che abbiate imparato qualcosa. Rimanete sintonizzati, quindi premete quel bottone iscriviti perché arriveranno dei contenuti molto interessanti nei prossimi episodi. Io vi do appuntamento alla prossima.